Barbara D'Urso alla festa di Carlo Cracco, spunta l'ospite a sorpresa. Barbara D'Urso ospite alla festa di fidanzamento Carlo Cracco, posta tutto su social, in diretta spunta l'ospite a sorpresa. Barbara D'Urso è probabilmente tra le conduttrici italiane più seguite su social. Lei stessa, prima, durante e dopo la diretta di Canale 5 tiene sempre aggiornati i propri followers, condividendo con questi momenti della sua giornata. Dal suo risveglio fino agli eventi mondani serali Barbara aggiorna quotidianamente il proprio profilo Instagram. Gli ultimi video postati dalla conduttrice di Pomeriggio 5 ieri sera, in particolare, hanno permesso ai seguaci della D'Urso di assistere in anteprima al dietro le quinte della festa di fidanzamento di Carlo Cracco. Al party erano presenti gli amici della coppia riunitisi per festeggiare e, insieme a questi, un ospite d'eccezione. Lorenzo Licitra alla festa di fidanzamento di Carlo Carlo, sorpresa per i futuri sposi. Non è chiaro se l'ospitata di Lorenzo Licitra sia stata una sorpresa degli amici alla coppia o, al contrario, un regalo da parte di Carlo alla futura sposa. Fatto sta che, nel bel mezzo della festa, in sala si è presentato l'ultimo vincitore di X Factor, elegantissimo e pronto a intrattenere i presenti. Lorenzo ha cantato i pezzi migliori del suo repertorio, tra cui il suo ultimo singolo In The Name of Love, inciso proprio a X Factor. Ad essere entusiasti della sua presenza sono stati molti. La stessa Barbara D'Urso, a tal proposito, ha immortalato e condiviso tutto su Instagram. X Factor, che fine hanno fatto i concorrenti dopo la fine del programma? Dopo X Factor Lorenzo Licitra si è rimesso al lavoro, pronto a regalare ai propri fan altre canzoni e altre emozioni. A cavalcare l'onda del successo arrivata dopo il programma, insieme a lui, vanno sicuramente menzionati anche Enrico Nigiotti e i Maneskin. I loro singoli sono tra i più apprezzati in radio e, nonostante la mancata vittoria, il riscontro positivo ricevuto da parte del pubblico sta facendo andare molto avanti i ragazzi di questa edizione.